Dunque, non mi hanno chiamato all'albergo, magari sono stato di là col telefono acceso a aspettare la chiamata, cioè nel senso tecnicamente non ci ho neanche dato tantissimo caso al telefono, però ce l'ho in tasca, eccetera, eccetera. Ne ho approfittato. Ho reinstallato i driver. Volevo tornare alla Windows 3.1 di driver. Non sono riuscito. Nel senso che una volta ci ero riuscito, non ci ho impiegato una giornata e mezza. Più o meno. Allora, face reveal. Se notate qualcosa di strano nel mio background. E che sto facendo lavoro in casa, infatti questa cosa ci porta al prossimo passo dei nostri, tra virgolette, annunci. Probabilmente domani mattina non ci sarò perché staccherò il computer da corrente, eccetera. Mi lo metto da un'altra parte perché se tutto va bene, cioè se tutto va bene, se riusciamo, wow, il gioco non lagga più, incredibile. Poi magari non deve cominciare a laggare, ma mi ripituro casa, cioè camera, ripiturando camera. Dovresti vedere anche un altro background, se non sarò il bianco ovviamente. Poi quando arriviamo mi dite a voi se vi piace o no. Sto facendo così un giro perché l'ho appena. Allora, ho messo la versione Pro. Versione Pro è per la gente che usa AutoCAD, eccetera. Poi, come faccio sempre, poi ho messo la modalità. Ho messo Radeon. Il problema è che come sempre devi provare 30.000 volte finché dici oh sì, adesso funziona, infatti. Boh. Comunque il gioco sembra più fluido, non sento di avere un bisonte, che, cioè quando adesso proviamo a fare qualche battaglia, anzi continuiamo la missione della storia del Crogio. Mi sentivo di guidare un ippopotamo, sostanzialmente. Se vediamo, magari usciamo dalla fontana ed è ancora peggio, ma non credo. E vabbè, comunque, in un modo o nell'altro ho messo, anziché full install, ho detto, vabbè, se non mi vuole mettere il 23.9.1, mi sembra volevo provare a mettere. Fammi mettere. Proviamo a mettere la minima install di insomma, per vedere se va o no. Sembra che sta andando abbastanza bene. Poi non voglio insomma, stare lì a dire che va bene, poi dopo 2 secondi fa schifo. Però, boh. Non so se prendere quel collezionabile, vabbè, converrebbe prendere. Comunque ho cercato su internet, eccetera, eccetera. Sì, hanno fatto un disastro con un aggiornamento. Hanno rovinato tutto. Ah, lì collezionabile, non capivo dove. Hanno rovinato tutto, dicono tutti anche. Che hanno fatto un pasticcio incredibile. Detto questo, appunto, ho letto un tizio su internet che ha detto ogni volta che c'è un nuovo aggiornamento non mettete mai full install nell'AMD perché vi rovina semplicemente i driver e non capisce più niente il gioco. Allora, può darsi che adesso
Ogni volta devo mettermi in manual install, infatti non sarebbe male come idea. magari facciamo queste robe qua, così almeno non devo tornare indietro. Naturalmente è normale che laggano se caricano una nuova zona, non è che sia chissà che cosa. Non è che mi arrabbio. Voglio vedere questo dove ti porto. Mi arrabbio se tira i laggoni e sembra di appunto governare un ippopotamo, non un personaggio. Ci sta, mi sento veramente, veramente comodo come prima di aggiornarlo, perché avevo i driver, era da qualche mese che non aggiornavo i driver, e c'era un motivo, onestamente, perché mi tenevo comodo, erano comodi per me. Però mi sono detto, vabbè, dai, però magari c'è qualcosa in più, allora ho detto proviamo e niente. Solo adesso da oggi in poi devo ricordarmi di mettere minimal install. A questo punto facciamo così, cioè da oggi in poi uso un'installazione minima ogni volta che devo installare qualcosa. Secondo me è l'idea mia. Migliore, insomma, se adesso funziona tutto quanto e non mi dà problemi strani, metterò sempre al minimo, devo solo ricordarmelo ogni volta. Beh, al massimo rifaccio le cose. Sì, è fantastico perché non so quanti FPS ho, devo assolutamente poi installarmi MSI Afterburner, assolutamente. Perché a parte che con il minimo non puoi neanche guardare i tuoi FPS. Qualcosa poi con questo no. Vabbè, comunque. Io direi che tanto qua non si può guardare. Torna indietro. Tu, un altro trucchetto è mettere OBS minimo. Voglio vedere se riuscivo a aprire cose. Perché te lo dice cose. Ah, sono già le 22 qua. Sono stato qua un bel po'. Vediamo un attimo se mi fa vedere gli FPS in questo momento. Però magari se devo veramente scaricarmi il messaggio Afterburner. 52 FPS. Stamattina, no, oggi pomeriggio eravamo a 32, 34. Ok. Allora, mistero risolto. Finalmente possiamo avere il gioco che va bene. E al massimo, se proprio voglio arrivare a 60, basta che tiro giù qualcosa. Quindi ci sta. Vuoi provare a mettere di nuovo a schermo intero il gioco? Vedere come va, come non va. Tecnicamente schermo intero dovrebbe andare meglio. Trucchetto qua che possiamo fare è mettere questo. Chiudo questo e vedo gli FPS mentre gioco. Ok, devo mettere e pigne nel crocio. Ok. Però mettendo lo schermo così, arriviamo di nuovo a 37. Quindi proviamo di nuovo a mettere finestra senza morti. Boh. 37.
52, attenzione. 41, boh, si capisce comunque cosa è meglio o no. Togliamo questo perché in un modo o nell'altro il cioccolato, no? Vabbè, comunque il gioco anche mi sembra che si vede anche bene. Comunque, torna da qui. Consegno. Metto lo schermo per intero, ma a finestra ci sta. Mi mancava questo gusto puro. Ora lasciate che vi adempia la nostra promessa. Il contenitore laggiù, raccogliete la medicina che uscirà dalla bocchetta sotto di me. Bevete la medicina e entrerete nel mondo. Quindi la medicina è la chiave. Non importa. Sembra che lo fanno apposta perché pensano che tu giochi 20 minuti a sto gioco. Recupera il contenuto. Sì, boh, credo proprio che sono 50 fps perché mi sento veramente, veramente bellissimo finalmente a tornare a giocare a un livello molto molto alto. Troppo divertente. Sembra una strana lore comunque che ci sta buttando sta quest. E fa ridere perché, insomma, se fosse veramente che ci sono mondi diversi, può darsi che, insomma. A parte wink wink, Star Rail esiste, wink wink, ma questo lo sappiamo. E wink wink, Iter, c'entra molto qua, eccetera, ma questo lo sappiamo anche. Sembra Oki Task. Poi dobbiamo bere medicine. Cos'è questo gioco? Peggy Shot. Ah, non può entrare, ragazzi. Dobbiamo pensarci con calma. Non vuole, vuole andare anche lei. Non cercare. Non preoccuparti. Nessuno. Se in pensiero per noi chiedi a Kojo, Kojo, Kojo. Kojo non risponde. Kojo non fornisce risposte. Ha già arrivato di su. Aspetta qui. Tramonto per la chiave. Ok. Uccidiamo un passo quando tornerete. Blanche si dimostra perfino più brava. Recuperate le forze. È un attimo già tempo di partire. È quasi ora di partire la nostra grande avventura in un altro mondo. Ah, ma è sorpreso. Non mi muovo finché non fate ritorno. Se finite nei pasticci, manderò qualcuno a salvarvi. Metterò qualcosa nella guida delle avventure. Si darò 100 tir. Attenzione solo ai cacciatori di tesori, quindi nasconditi. Ok. Però stanno cercando mio fratello, quindi non dovrei avere problemi. Palmo dice, lascia nasconditi anche te che è meglio. Spero che va bene a voi. Sa che razza di posso finire? Bevi la
Loki Task, yes. Vabbè. Da quando è che usiamo sostanze? Vabbè, cerchiamo di tenerci in family friendly, però. Ma è vero, ma adesso. Mi ha detto di berlo, quindi. Nell'inventario, quindi. Cerchiamo questo. Usa. O stiamo giocando a Skyrim, ma non so neanche io. Probabilmente stiamo giocando a Skyrim. Si apre il bazzi all'interno dove regna l'oscurità. Cadi, ricadi, fino a sentire un tono. Umidità, assorbimento ti assalgono, inizia a perdere sensi. Ok. Senti una voce, poco dopo. La la la. Ramos si sente ritornito, come se avesse dormito per non so quanto. È bagnato, siamo conditi in acqua. Stai bene, la tua mano è gelida. Ramos te la riscalda. Che carino. Sto bene, grazie. Carine. This is gonna be more than a friend. Ah, mi sa che Paimon so chi è. Cioè, nel senso che. Vedremo. L'idea è che Paimon sarà un plot twist enorme nella vita. Vabbè. Teorie, non teorie. Portano a quello, però appunto. Niente di concreto. Un pizzico di salt quando si leggono queste cose. Secondo. Abbiamo trovato? È buio però. Qualcuno sta cantando. C'è nessuno? Cavalieri svegliati, avete riposato bene? Questo è il mondo dell'intensa purezza? Chiede Palmo? Ah ah ah. Davvero ci avete creduto? Cosa siete, bambini? Viene da ridere. Davvero pensate di essere un altro mondo? Era un inganno? Chi sei? Non mi ricorda nulla la mia voce. Ci conosciamo, non è così? Sei il coraggio dell'intensa purezza. Meglio ancora se non sei il coraggio che la baracca. Per finire la gente comune mi conosce anche con il nome di Bullas. Sei il fratello, ma sei terribile, dici dove ci trovi? Ok. Presumo veramente, cioè, io ci stavo veramente credendo perché insomma tra serpenti parlanti e draghi volanti non è che mi sarebbe, cioè, insomma, andare in un altro mondo, anzi siamo già stati in altri mondi. In passato siamo stati anche nel passato, nel futuro. Vuol dire che siamo all'interno della botte? Poi, pensavate di essere in un altro mondo come quei romanzi? Mi sa che i vostri amici che controllano il video sono davvero ingenui come dei bambini, ecco perché siete uno degli ingredienti per l'acqua pura. Intenzione di trasformarci in un ingrediente? Lo siete già? Perché altrimenti perché vi avrei lasciato mezza giornata in Humboldt? Quindi questo è il fratello, sei fuori. Sarei mai stato in grado di creare l'acqua se non avessi avuto accesso al vostro potere ridio. Ovviamente non ho dubbi della vostra forza, ma non riuscirete a uscire dalla botte. Avete bevuto la chiave che vi ho dato dappertutto. È un intuito che vi fa sentire un bel potere, va bene? Come dice, volevamo aiutare Blanche a trovarti, ed è questo il trattamento che riservi? Non volete rendervi, eh? Non riuscirete a manipolarmi come avete fatto con mia sorella. Io ho tradito il mio capo, e lui non perdona. Adesso ce l'ha con qualcosa.
pensi di aver catturato gli assassini pezzolanti, sapi che invece quelli sono ancora là fuori. Non credo alle vostre bugie. Chi aiuterebbe uno sconosciuto senza chiedere qualcosa in cambio? Un'eccezione di mia fratella, mia sorella, mia fratella. Mia sorella ovviamente mi dispiace, ma deve essere sfuggito questo dettaglio, non lo so più. Ci stiamo dicendo la verità, può confermartela, Blanche. Abbiamo anche incontrato i suoi compagni e sappi che sono loro che ti stanno andando a cercare. Io ho finito, ero in combutta con te, anche lei ci ha tradito? Non usare certe parole, nessuno è puro quanto lei. Mi ho messo in guardia, però mi ha seguito lo stesso. Me ne sono accorto e l'ho rimandata indietro. Sarà estremamente debole, probabilmente non ha ripreso conoscenza. Allora dovremmo aspettare che si svegli affinché ti confermi che non siamo venuti qui a darci la caccia. Sei tornato, fratello. Mi sei mancato così tanto. Dovresti riposare. Sono felice di averti. Stavo sognando che eri qui a cantarvi una canzone. Poi ho aperto gli occhi ed eri davanti a me. Sono felice. Stavi, sono riuscito a salvarti. Dove sono adesso? Di che stai parlando? Due amici che mi hanno aiutato tanto. Sono rimasti dal mondo? Com'è possibile? Non piangere. Sono stati inviati per catturarmi, no? Neanche per sogno. Ci ho anche confermato due compagni. Hanno mandato una calda implacabile per darti la caccia. Blanche spiega come siete incontrati. Hanno mandato lei a cercarmi? Mi sbagliavo veramente? La telecamera si vede o sono... Beh, un pochettino, sì, sono un po' sdraio, sono leggermente sdraio. Sì. Vabbè, vabbè. Allora, luce qua. Ascolta, Starry, Palma sono rimasti intrappolati in un altro mondo, dobbiamo correre a salvare. Siamo da questa parte, dice Palma. Vi sento, dove siete? Vi sento, dove siete? Non esiste, scusami, ma non esiste. Cosa vorresti dire? Chiedo scusa, mi sono sbagliato, lascio andare immediatamente. In che senso? Ok, il ragazzo vi aiuta a scendere, mi spiega tutto. Perché l'hai fatto? Come hai potuto? Ti ficcare lento per 3 giorni e 3 notti adesso poi. Chiedi subito scusa, oppure non ti perdono mai. Perdona. Potete sfogarmi da una mia lezione, prometto di non reagire, guarda. Kind of. Fossi te, accetterei starvi. Non so neanche come scusarmi per lui. Per lui. Davvero? Perfetto. A me, non lo so, mi ha fatto leggermente incavolare, direi perfetto. Non suonare di tante ragioni. Fareste bene non tenermi di farmi troppo male. Non sarà un'occasione di provare la tua passione, vero? Sei troppo furbo. Le tue scuse non sono sincere, però. Credimi, invece, la pozione funziona come diceva la leggenda. Posso fare qualcosa per voi? Se lo faccio, mi crederete? Davvero? Continuo a fare la pozione? Si vende bene a Forte Merubi.
Quindi hai tradito i tuoi compagni in nome di Moe? No comment, I guess. Ho avuto le mie ragioni. Se dovesse darvi così fastidio, tenetene conto quando mi picchiate. Il giovane dei capelli arancioni si dirige verso la botte strampa della pozione, nella quale siete rimasti in fusione prima della mandaggio in un fiato. Quella non è l'acqua della pozione, della così potentosa. Fatevi sotto, sono pronto. Meno male che non potevi reagire. Ah. Davvero così forte la questa pozione? Davvero vuoi distruggere un arco? Dopo aver visto come te la suonate, poi me di nuovo di un ottimo umore. Le mani di Starry si sono congelate mentre ammollo. È stata tutta colpa tua. Non ti sei risparmiato. Per me sei davvero forte. Senza volte d'oro. Sono tutti quei benefici. C'è cosa che non mi convince. Ho provato la versione di qualità inferiore. Qualcosa è andato storto? Una paghetta di palma di 100.000 mora al giorno si è destinata a scendere dei cibi. Cosa? Quanti soldi ti pago al giorno? No, quei 100.000 mi servono per livellare i miei amici, no, cioè i personaggi che ho sbloccato. 100.000 ore al giorno. Cioè questa in... Si fa 1 milione ogni 10 giorni. Ma che cacchio? Davvero la pago così tanto questa? Vabbè, ma... Sto scherzando, vabbè, ci sta. Worldwide fa ridere, però nel senso. Va bene, dai, posso accettarlo solo perché poi. Non si tratta di ingredienti corrispondenti a quelli del pozionista. Beh. Ah sì, vabbè, cose che è riuscito a stare da noi, vabbè. Il suo colpa è nostra, dici? Palma te lo garantisce, siamo pure a sua presenza. Potere dell'acqua pensavo che intendeva Idol, ma non penso che sia quello. Vuoi fare una prova con noi. Però non ha funzionato. Cosa vuol dire allora potere dell'acqua? Sì, vedi, ha ripetuto la stessa cosa tipo 2 o 3 volte. Insomma, hold up. Faccio presente che ti stanno guardando per esserci, sai? Non fallisce mai, Carlo. Non posso fermarmi adesso. Devo portare a termine. Poi ma non ti capisci. Potere dell'acqua non potrebbe essere semplicemente l'acqua. Cosa potrebbe altro che potrebbe celare. Vabbè. Quale altra cosa potrebbe celare il potere dell'acqua? L'acqua stessa. Water. Ok. La storia pensavo che era solo un... Credo che era solo una storia, appunto. Questa è l'unica parte che mi sono inventato. Il resto è... Mandato di generazione in generazione. Un giovane bello eccentrico lavorò all'istituto, un prodigio. Tuttavia, all'istituto non interessavano le sue pozioni. E
E non mi andava giù il carattere del giovane. Quindi fu ostracizzato. Andò sulle montagne per isolarsi, continuare le sue ricerche. E queste ricerche portarono alla creazione di diverse pozioni miracolose. Nessuno aggiunse al pubblico, però. Perché ogni volta che ne creava una la versava per terra. Bravo. Applausi proprio. Così si racconta. Era un po' strano, ma non era una cosa che accomuna tutti i geni. Però le cose presero una piega inaspettata. L'Arcon non poteva più sopportare di vedere sprecate quelle miracolose pozioni. Pure l'arco. Ma quando è successa sta cosa? Ovviamente non c'era ancora Furina, magari c'era ancora cosa. Intanto il giovane continuava a fare pozioni. Continuava a versare per terra. Ogni volta formava una pozza d'acqua. E ogni volta si sedeva a guardare questa pozza d'acqua per ore e ore. Ogni volta creava anche la sua stessa immagine che si ripeteva. Amen. Sembra quasi una cosa da Furina. Il giovane prese l'abitudine di immergersi nella pozza. Un giorno però finì per annegare nella stessa pozione. Qualche tempo dopo, un fiorellino bianco-azzurro spuntò al centro dello stagno. Sembrava ricordare il pozionista. Era triste. Una pozza con un fiorellino. Non ho mai visto nulla del genere. Non l'ho inventato, rimane comunque una leggenda. Forse l'ho già sentito, ma non mi ricordo dove. Nel mondo di Federico. Ok. Esiste veramente, l'abbiamo visto, non mi ricordo esattamente. Diamo un'occhiata, vediamo. Che bello giocare di nuovo a 52 fps o anche di meno, whatever. Ma almeno non sono di 1,20. Sconfiggi i mostri. Sorella, lontana. Anche io. Finalmente è finita. Vogliamo tutti elettrizzati. C'erano così tanti mouse. Cosa che aveva attivati? Potrebbe essere qui. Sembra che ci sia una forza magica. In quanto vedi quel fiorellino? Direi fiorellone. Sembra quello delle leggende. Sembra tanto diverso da un altro tipo di fiore. Oz! Forte! Oz! Mi piace! No, ma è bellissimo! Avere Oz in mezzo, ma è bellissimo! Ci farei la foto, ma andiamo avanti. Che bello avere Oz in mezzo. Questo è il segreto del potere dell'acqua, la bugia! Ok, amici. Abbiamo sconfitto. Esami. Parole, parole, parole. Ok, vediamo, proviamo. Vediamo se funziona. Fantastico, 10.000 monete sembrano di 100. Creo la pozione tra poco, un momento.
Si mette subito al lavoro e gli viene un sorriso. Ce l'ho fatta. Sembra molto migliore di quello che vendono. Si è mancato di frutti, la tua ricerca. Siete incredibili, anche voi. Siete tutti incredibili. Non so perché ho detto sia incredibile, se anche voi siete. Beh, hai fatto tu quasi tutto te, Blanche. Grazie. A te. Già, se non si fosse ricordato di essere dello stagno. No, non è merito mio. Sei tu che me l'hai raccontato. Grazie anche a voi due per non aver servito la presa troppo. Hai mantenuto la parola, bravo. Accettiamo le scuse. E ce n'è una per te, Blanche. Io non vado da nessuna parte. Ah, ci sta dando pezzi di pozione. Ma perché ha detto accettiamo. Mi do le scuse, sì, ma aveva detto do le scuse e ti do anche la pozione. Non potremmo rimanere insieme per sempre. Non dovresti perdere tempo qui. Proponi a qualcun altro la pozione. Vai all'Accademia. Arriva a Mosdat. Qualcuno comprenderà il suo valore e ti accoglierà. Così ci sarà una nuova clean in giro per Mosdat. devi vivere come tutte le altre ragazze. Avere una buona formazione e prospettive di gran lunga migliori che continuano a ascoltare i miei storie. Per questo che hai creato la pozione. Queste parole le ho già sentite altre volte. Voglio seguirti ancora, non andrò da nessuna parte. Perché non dai retta a tuo fratello? Quando è che hai smesso? Non ti darò ascolto finché dirai cose del genere. Ascoltami, non farmi arrabbiare. Smettila, piuttosto di recitare la parte del fratello maggiore. Torna indietro, questa non è sicura, torna indietro. Mi hai fatto arrabbiare veramente. Adesso ho capito, voleva la pozione, voleva creare la pozione per salvare la ragazza, ma lui è ancora giovane, insomma, non è che c'è bisogno di. Può semplicemente anche lui scappare e andarsene. Cioè, non dico che deve farsi una formazione, ma. Cioè, qualcuno ha anche alle gilde degli avventurieri, magari qualcuno lo accoglie. Non voglio che faccia la mia stessa fine. Non voglio che diventi un cacciatore di tesori. Un giorno capirà che l'ho fatto per il suo bene. Dobbiamo trovarla adesso, perché là fuori è pericoloso. Cercala per me, per favore. Perché non puoi farlo anche te? Io devo completare la pozione. Ah, smetterà più con sta pozione. Andiamo a cercare la pozione. In effetti, poteva anche lasciar perdere. Ciao Blanche. Eccoti. Sta piangendo. Sta arrivando. Vuole allontanarmi di nuovo. Penso che abbia una vita migliore della sua. Perché non è qui allora? Beh, sarà sul fatto di avermi intorno. Però io vorrei che stessimo vicini. C'è qualcosa di sbagliato in questo? Ci vuole bene. E non vuole che diventi anche tu un cacciatore di tesoro. Quando mi ha trovato lui era già. Lo era già e a me non mi importa. Ah, quindi l'ha adottata, tipo.
Quindi ti ha trovato. Mi ha trovato mentre piangevo su cima della strada. Era una neonata. Mi ha preso e mi ha colto. Perché non posso diventare anche un cacciatore, forse semplicemente troppo mi avvisa. Una cacciatrice di tesori. Oddio. Torniamo indietro. Sembrava agitato. Ci parliamo poi tu sei la sua famiglia. Poi mi ha commentato che troveremo una soluzione. Immagino. Aiutatemi a convincere però. Lo faremo. Sentite qualcosa? È giunta la mia ora, non è così? E cala implacabile. Quello è mio fratello. Dobbiamo salvarlo. Credevo che il capo avrebbe mandato te a casa. Faccio i capelli bianchi. Io non pensavo che ci avessi mai tradito. In realtà altre questioni di cui preoccuparmi. Parli della mocciosa, non è così? Come fai a sapere? Sappi che ho avuto un'infinità di occasioni per entrare in scena, ma volevo prima capire cosa stesse succedendo. Adesso so tutto quel che c'è da sapere. È giunta la mia ora? Fa piacere che sia pronto a dare conto a resti a casa sua che ci hai traditi. Ho qualcosa da dire io in realtà. Bulo ha sbagliato. Però credo che la decisione vada messa ai voti. Abbiamo dovuto ottenere una parte dei profitti della pozione che ha creato. Sinca che possiamo dire la nostra, no? Mettiamo alla voce la decisione. Okay. Sempre con la maggioranza. Bacia bacconcinata di qualcosa. Hai paura di lei? Siamo tutti agenti, dopo tutto. Bacconcinata a ostacolarmi. Perché non hai chiesto a una pecora di fermare un lupo visto che c'era. Duvel Vang non è che una baggianata pesca di Zaitun? Non osare neanche nominare la Nouvelle Vang. L'ordine dei frutti esiste per mantenere il mondo in equilibrio. Non possiamo ignorare il voto. Non c'è bisogno di votare. Ti ha suonato fino a farti perdere la ragione, dice Pesca. Sai che la mia presenza qui è un frutto della volontà del capo del resto del gruppo, dice Carlo. Anche se noi tre non siamo d'accordo, vi ricordo che siamo solo noi contro decine di altri. Ok. C'è un'altra cosa, Carlo. Ho sempre trattato chiunque facesse parte del Gordi come un familiare. Te e Bull compresi. Le famiglie non stanno a guardare mentre un loro membro muore, sia per mano degli altri o dei nostri. Verrai a meno dei tuoi stessi principi, dice Carlo? Quel che voglio dire è che quando c'è si parla di famiglia non c'è minoranza o maggioranza che tenga. Dovrei essere stato meno indulgente quando mi hai supplicato di risparmiarmi la vita. Farò qualsiasi cosa per continuare la vita. E ora che siamo in tre, potremmo persino riuscirci. Sei un grande fratello, davvero grande. Questo è il tuo nuovo motto? No, è stato Bulo a insegnarmi. È la prima volta che sono. Qualcun altro che si candida a morire?
Tu pesca? Vuoi anche tu tradire il capo? Mettermi parole in bocca, capito? Sono stanco della tua arroganza. E se non ti dispiace, sarei a spiegare al capo come stanno le cose. Sai cosa? Ti invito a riflettere sul tuo nome. Carla, ti sembra fosse il nome di un frutto? Non so neanche come è possibile che tu sia entrata nell'ordine. Sai che ti dico? Sei tu la vera traditrice, lo dimostri a partire da noi. Faccio vedere io adesso. Pare di capire che neanche tu abbia molta voglia di vivere. C'è un puliziello. Sono contento che mi considerate parte della famiglia. Però vivo di sotterfugi da una vita. Voglio prendermi le mie responsabilità. Statene fuori. Questa faccenda riguarda unicamente me e devo risolverla io. Hai perso la ragione? Non è il momento di fare lo sbuffone. Oh, tranquillo, ho replicato la procura. Dovrei ricavarmi. Ti sosterrò allora se ci credi. Ottimo. Prendi cura di mia sorella al mio posto. Fammi vedere di cosa si cresce. Vorrei veramente vedere se lo one shot a me. Questi fanno il tiro. Partiamo, non combattere. Non ci credo. Dovrei intervenire. L'ha già quasi ammazzata. Vabbè, adesso interveniamo. Cioè, fa più danno lui che noi, capo. You dead. Peggio per me. Come fai a essere così debole? Hanno fregato mentalmente i miei discorsi o sono davvero così forte? Strano, quando mi ha attaccato era molto più forte. Mentre adesso sembra che metterebbe fuori gioco. Ma metterebbe fuori gioco anche un bambino. Parlo. Avere la passione così potente? Lo stai andando piano, o ci stai andando piano? Non è forse grazie che tu ti sta qui? Ma anche contando quello c'è comunque qualcosa che non torna. Lo accetto, una sconfitta è una sconfitta. Può darsi che la madre era lei. Il capo non ti cerca più. Davvero, dici tu? Il capo è fatto così. Se mi ha mandato Carla, per quanto che non mi piace, vuol dire che non andrà più a fondo della questione. Comunque vada a finire. Non si è mai arresa però Carla. Dato tutto buon fine, fratello? Sei tu il migliore. Ma è meglio che troviamo in fretta una spiegazione da dare al capo. Perché Carla vi racconterà tutto, non ho dubbi di questo. Sbrigatelo. Ah, chiedi una soluzione a quelli della nuova Vag. Sì, spero. Sin dall'inizio. La sbrigati a chiedere una soluzione a quelli della Nouvelle Vague. Ci spero sin dall'inizio, sai? What? Ci speravo. Nouvelle Vague, di cosa parli? Smettiamola di fare bambini. Ci penseremo al nostro ritorno. Lei sarà brava quanto vuoi, ma la sua parola contro la nostra non servirà a nulla. Se non stiamo nella stessa parte, è una contro due. Che idioti, io me ne vado. Un attimo, Carla. Pesca, bacca, qualcosa per voi. Lascia stare un foglio scritto male. Questa è la formula dell'acqua. Appartiene anche a voi adesso. Io vi ho fatto un torto e voglio scusarmi con voi per lui. Spero possiate perdonarlo. Sorella.
Capisco. Dice Carlo. Darete a tuo fratello d'ora in poi, ragazzino. Chissà, se avessi avuto un fratello magari ora sarei diverso. È ora di andare, prenditi cura di tua sorella. Bulle del pif. Ci vediamo, Blanche Bull. Addio, voglio. Finita. Io meno male. C'è ancora mia sorella. Non voglio parlare. Dovete parlare anche se siete fratelli. Dai, voi due. Stavi a ragione. Bisogna sempre chiedere le cose. Anche noi parliamo per ore e ore ogni giorno. Soprattutto Paimon deve pur sondare il terreno con il suo fondo alimentare. Vorrai concedere a Paimon almeno questo, giusto? D'accordo, ascolterò cosa ha da dire mio fratello. Però non voglio separarmi da lui. Vi separerete su sé. Non saremmo davvero separati. Ma stai crescendo. Devi fare esperienze. Devi imparare a essere indipendente a un certo punto. Va bene, allora devi insegnarmi a esso. Contaci. Starò con te finché non sarò pronto. Fare fatto. Quindi in teoria non è sua sorella, però insomma l'ha adottata. Cosa farai? Dice Prem? Non lo so. Magari manderò una coppia all'istituto di ricerca di Fontaine. Tutto è un po' frutto della loro eredità. Potrei provare a farti meglio. Ma che cazzo? L'acqua pura la vende bene da quelle parti. Qualunque decisione prenda Blanche in futuro, si verranno comunque ai morti. Dobbiamo andare. Ah, quindi si vuole dargli un futuro fatioso, dai. Perché così tanta fretta? Volevo cucinare qualcosa per stare pane. Ci incontreremo di nuovo a quarti. D'accordo. Scriverò una lettera agli inventurieri. No, scusate. Scriverò delle lettere agli inventurieri. Va bene. Ciao Paimon, ciao Starly. Fate buon viaggio. Paimon è un po' triste vederli partire. Vanno insieme, ci sta. Abbiamo dato una mano. Infatti Paimon adesso fiducia sa che gli altri viaggi. Per gli altri viaggi che ci aspetteranno. In che senso fiducioso? Stavi pensando a tua sorella, giusto? Te lo si legge in faccia. Vabbè, certo. La troverai, di avere fiducia, perché Paimon ha fiducia per l'appunto. Quando la troveremo ti aiuterà a spiegare ogni cosa, Paimon. Del resto, mentre lei ha una sola bocca, non ne abbiamo due. Due contro uno. La bocca non serve a niente contro due bocche, ha detto Novello. Non credere a quella roba per piacere. Sei una farfallina preziosa. Metti la palmo puntava a sta parte un sorriso. Ecco qua dal fondo alimentare di Palm. La parola di Palm è sacra, quindi. È ora di pagare le tasse, eh? Per la faccia, basta un semplice grazie. Palm non è riuscita a sentire. Proprio così. Nel tuo cuore hai detto grazie, vero? Non credo che ride. A caso, prego, non dimenticare di contribuire più generosamente al nostro fondo alimentare. Dove davanti, ok. Finale, degno di nota. Ah, abbiamo veramente fondo privato. Cosa? Cosa abbiamo sbloccato? Una ricetta per realizzare l'acqua. È veramente. Esiste veramente? Cioè, non è una presa in giro. Dov'è il fondo alimentare? Scusa. Vabbè, questo non c'è. Non
veramente mi ha dato il fondo alimentare, a meno che erano soldi veramente, no? Vabbè, I can be bold, sono un po' di 23. Volevo vedere, solo andare a vedere quello e poi me ne vado perché è tardi. Se almeno riposare al giorno che mi hanno lasciato a casa. Perché magari, cioè, magari, probabilmente, se come altre volte, ovviamente devo andare il resto della settimana. Vabbè, senso, cioè. Questa casa non guadagno soldi, la base è quella. Cioè, perché... Wow, quanti soldi, tra l'altro. Più che altro oggi spero di andare Onestamente speravo di andare lavorare. Cibo, a mettere attacco. Ah, no, ma doppio taglio, però. Mentre l'attacco e danni critici, però aumenta i danni subiti da tutti i membri del gruppo. Ah, no, ma doppio taglio. Sembra forte, però. Acqua pura. Il colore non sembra molto puro, comunque. Vabbè, sì, andiamo a dormire. Tanto è quel che è, nel senso che... Se i miei servigi al lavoro oggi non servivano, pace. E quel che certo, speriamo che domani ne vado a lavorare. Io sinceramente almeno 4 giorni a settimana. Però come detto, appunto, c'è alcuni lavoro che faccio molte cose, cioè mi piacerebbe dire, dici, vabbè, ok, domani ti svegli, dici, vabbè, compriamo una nuova scheda grafica per il computer, per dire. Non è un ragionamento logico perché appunto che faccio è molto su e giù, c'è molti su e giù, quindi insomma conviene essere molto discreti su queste cose e non spendere e spandere. Comunque, boh, così va bene così, vediamo un po' domani come sarà la storia di Mario Vittoria. Boh. Ciao là. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Buon proseguimento.